Villa Torri a Vimodrone. Passeggiando per il centro del paese, si nota lungo la via Sant'Ambrogio un'antica dimora e una villa padronale del 1700. Qui venivano a soggiornare i signori Torri di Milano. Questa foto è del 1987, tratta dal libro Raccontare Vimodrone di Angelo Sozzani. Si nota com'era la facciata in origine. Aperto il portone si nota subito un albero imponente. Una maestosa magnolia pluricentenaria. Tra marzo e maggio, la magnolia ha una fioritura spettacolare, ecco un suo fiore. Entrando nel cortile di Villa Torri, sul lato destro appare un antico pozzo, vicino si trovavano le stalle che ormai non ci sono più. Angoli del cortile interno. Su una facciata si nota un orologio, probabilmente del Novecento. Ed ora alcuni interni di Villa Torri. Un pozzo interno. Una specie di cella frigorifera dell'epoca. Camere sul lato sinistro del cortile. Entriamo nel corpo centrale di Villa Torri. Un grande salone con stanze attigue. Una stanza adibita a cucina con un grande camino. Attigua alla cucina una scala che porta ai piani superiori. Uscendo da Villa Torri, in via Sant'Ambrogio, si percorre la via Poverello d'Assisi per raggiungere il retro di Villa Torri, dove un tempo c'era il giardino dei signori Torri. Ora è il parco Torri comunale. In questa vecchia foto si notano due tigli sul retro di Villa Torri. Erano chiamati i due innamorati perché i rami si intrecciavano. Ora, purtroppo, uno dei due tigli si è ammalato ed è stato necessario il suo taglio. Il giardino dei signori Torri. Ora parco Torri comunale. È in atto la ristrutturazione di Villa Torri, sperando di rivederla presto in tutto il suo splendore.